Tre desideri per il 2018. Più soldi, più felicità e una macchina. Che macchina? Natata. Pace, amore e serenità per tutti quanti. Un 2018 pieno di energia e di salute, pieno di pace ed empatia, pieno di gentilezza e di resilienza. Pace, fortuna e serenità. La salute. Un trattamento di bellezza. Tatiana, l'ultimo è della tutto tuo. serenità. Ciao belle donne, ditemi tre desideri per il 2018. Che l'extra raddoppi i suoi follower. La pace nel mondo è già stata detta? Io vorrei vincere Miss Italia. Allora, tre desideri per il 2018. Il primo, di vedere ancora lo staff Che Cinema in azione. Il secondo, di vedere Tarquinia diventare la capitale etrusca, anche per il turismo. E la terza, vedere Stefano Tienforti senza barba. I nostri buoni propositi per il 2018 sono il Neptune di Marco Muscari Vorrei andare in Egitto a trovare la mia famiglia. e noi vorremmo replicare la La seconda seconda parte parte del del 2017. 2017. Auguri! Bisogna essere tra di noi in pace, avere una pace interiore che poi possiamo divulgarla a tutti e spiegarla a tutti. E poi soprattutto ci vogliono tanti volontari. Il primo sicuramente, un bel viaggio nei Paesi Caldi. Il secondo forse qualche denaro in più. Che però alla fine, se si realizza il secondo, è facile che ti arriva pure il primo. Sarebbe positivo, il terzo non lo so, comunque Quando, tanta tranquillità. una volta che stai giù al caldo lo trovi, in modo di Trovo la vedere pure un'altra tranquillità, i cosa. Sì. soldi e tutto il resto. 2018, quindi niente guerra, prima cosa. Niente tasse e che mi partorisce la somara. Tre desideri per il 2018. Come Manuel, di creare una mia famiglia bella almeno quanto quella che mi ha supportato e supportato in questa mia parte di vita. Come cittadino, che quest'Italia rialzi la testa e superi divisioni e ingiustizie. Come vice sindaco, che Tarquinia possa essere protagonista in questo prossimo futuro grazie al lavoro di questa amministrazione. Buon anno a tutti. Salute, va bene, quella è retorica. Il secondo è un'università agraria efficace che riprende il controllo del territorio e valorizza le nostre belle terre. E il terzo, poter fare tante, 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 tante escursioni nella nostra natura, io personalmente. Che vinca il campionato, lo scudetto e la Coppa dei Campioni. E chi? Mica ci hai detto chi è? Di che La squadra sei? Juve. Allora speriamo che si realizzano. Allora, essere tre desideri per il 2018. Allora, li crediti per l'università per prendere la laurea. Bel fisico Magna senza ingrassare. E magna senza ingrassare. Metabolismo veloce, vai, sti tre. Per l'anno 2018 vorrei felicità, sorrisi e vittorie. Tanti amici, vino buono e tanta tanta musica. Viaggiare, viaggiare, viaggiare. Non viaggiare, due capelli e vento in poppa. Cin cin, buon anno. Allora Andrea, i tre desideri per il 2018. Allora, innanzitutto ce n'è uno subito e voglio che arriva Claudio perché sennò non facciamo la parte oggi, quindi me lo sparo per il 2017, è l'ultimo. Secondo, un bel po' di fortuna per me e la famiglia. Il terzo, è tanto successo per l'extra. Pace, serenità e una guerra totale. No. Pace, serenità e tranquillità. Va bene, uguale? Buonasera, direttamente da Bologna, ecco i nostri desideri, caro Stefano. Che l'Italia vinca i mondiali di calcio nel 2018. Guarda Jimmy, che veramente l'Italia è stata buttata fuori dalla Svezia, che cazzo stai a dire? Te giuro, beh, vero, 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 vero. Il mio desiderio è di andare a vedere un concerto di Elio e le Storie Tese. Ma guarda che veramente Elio e le Storie Tese si sono sciolti, te lo volevo dire. Ma come? Te giuro. Ma no! Porca puttana. Io vorrei che finalmente a Tarquinia ci sia un sito che informi le persone, perché Oh. fino adesso non c'è stato Ma mai. che cazzo stai a dire? C'è l'extra? Ma che sta... Ti Ah, è giuro. vero, c'è l'extra. C'è l'extra. Allora, Ma che niente, cosa? presto, non ci abbiamo alcun desiderio, va tutto bene così. Ciao, un saluto da Bologna. Io voglio tanti soldi, quindi diventare ricca, il metabolismo veloce e... Ma quando uno è ricca, poi lo trova il modo del metabolismo veloce. Va Però è bene, bello pure comunque, magna, quindi è sì. meglio tutte e due. E poi...
Va bene, ma contento che... di fuori, sì, c'ho i soldi, c'ho tutto, guarda. Gianni, tre desideri per il 2018. Sorca, sorca, sorca. Amore per i poveri, per chi è meno fortunato, e spero nel terzo mondo che abbiano una buona fortuna nel 2018. Salute, serenità e la salvezza del Tarquinia Calcio. I miei desideri per il 2018 sono successo per l'extra e che il mio esame di terza media vada bene. Sofia, dici un tuo desiderio per il 2018? È la pace nel mondo. Tanta felicità e... Sei al Super 8. No, sei al Super 8, ci avrei pure 5, va bene. Un politico, il primo desiderio, visto che ci sono le elezioni a marzo, è quello che la percentuale di astensionismo sia la più bassa possibile, in maniera che il nuovo Parlamento comunque sia rappresentativo di tutte le italiane e gli italiani. Secondo augurio è che i giovani abbiano maggiore spazio, in modo che non ci sia tutta questa fuga di giovani verso l'estero, quindi siamo sì europei, ma bisogna tenerli in Italia in maniera che generino maggiore energia per questa nostra nazione. E il terzo desiderio naturalmente è per i cittadini di Montalto di Castro, della Tuscia in generale, e soprattutto quelli più in difficoltà, quindi chi è alla ricerca di una prima occupazione o chi comunque ha perso il lavoro, che possa nel 2018 vedere esauditi i propri desideri. Vi auguriamo un 2018 di felicità, gioia, ma soprattutto di extra equilibrio. Io come fabbro multistellato il presepio mi auguro, non so, tre desideri, ma uno grande sicuramente, che il paese, che il presepe ritorni nelle vie del paese e la gente ritorni a avere questo piccolo lato infantile che lo sprona a partecipare al presepio. Ciao e auguri di buon anno a tutti. Io, vabbè, la laurea, una che gioia. Ma se c'è dei soldi con la laurea, ma no, che ci fa? Serve, una gioia e basta, a me bastano queste. Primo, felicità. Secondo, Tarquinia, ricchezza per Tarquinia e rinascita. E terzo, io speriamo che me la cavo. Per l'anno prossimo. Di lavorare tanto, di accurarsi. Il lavoro per tutti quanti, la salute e che finalmente tutte le persone siano contente e felici. Che mi passi questo raffreddore. Che Tarquinia diventi la città della musica e che l'Extra diventi la testata più importante della provincia di Viterbo. Buon anno! Tanti auguri, buon anno! Dal 2018 vorremmo dimagrire 10 kg. Che fosse come il 2017. Che l'Italia vince i mondiali. La giornata! Tre desideri per il vostro 2018. Passare l'esonero di analisi, la laurea... Ma con l'esame, l'esonero. Dai, a questo punto esame. Io la laurea, al gradino finale. Felicità, fortuna e salute, classico. I tre desideri per il 2018 delle donne dell'amministrazione Mencarini. Ci auguriamo di realizzare obiettivi importanti. Che vadano a favore di tutta la cittadinanza. Ci auguriamo di coltivare la solidarietà, la collaborazione. La partecipazione alla vita amministrativa. Ci auguriamo che tutte le donne trovino la forza e il coraggio di dire no alla violenza di genere. A tutti i lettori dell'Extra e a tutti i tarquiniesi, buon anno! E siamo con l'unica persona che può realizzare seduta stante i tre desideri, cioè con la Madonna del Presepe Vivente. Che cosa ti auguri per il 2018? La felicità, la salute e magari fare qualche passo avanti in ciò che vorrei. Riavere il piede come era una volta, così da poter fare tante cose. Allora, tre desideri per il 2018. Uno è sicuramente che la medicina possa dare delle risposte a malattie come il cancro, che sta facendo ancora troppe vittime. Poi Svea? Io desidero che il 2018 dà un po' di felicità
buona serenità. Ottimo. E poi l'ultimo è che la Corneto possa ritornare finalmente in promozione. Buon 2018 a tutti! Manda un bacino, se va? E un po' più di onestà mentale. Ehi! Abbiamo ritrovato a Tarquinia Slurp il pirata. Dici i tuoi 3 desideri per l'anno prossimo. I miei 3 desideri. Il primo, avere 5 desideri. Semplicità, lealtà, umiltà, rispetto e pace tra la gente. Auguri, buon anno. E auguro a tutti un felice 2018, ma nel senso vero della parola felicità. Ricominciare a correre, andare più spesso al cinema e dare tante belle notizie. Tanti auguri, buon 2018.